gialla e nera a Pordenone Legge. La pizza gialla e nera. Proust è la sua amica. Gelato di Pordenone Legge. Allora è proprio vero, con la cultura si mangia. Sulle sponde del Noncello, appena un po' più in là del fiume tra gli alberi, quest'anno è stato creato uno spazio in plein air molto suggestivo. Si tratta della lounge, un comodo salotto dove sarà possibile riposarsi, conversare e ascoltare qualche lettura, accompagnato dai suoni della natura come il fruscio delle foglie e il gorgogliare delle acque che scorrono sotto il ponte di Adamo ed Eva. Pordenone Legge ha voluto quindi dare risalto ad un luogo che ha un intimo legame con la città. Molti secoli addietro, pochi passi da questo nuovo spazio voluto dagli organizzatori del festival, attraccavano le imbarcazioni che consentivano l'accesso alla loro Portus Naomis. Un angolo dove potersi svagare da un incontro all'altro, quindi potersi anche rilassare. Ci sono dei libri messi a disposizione dal Book Crossing, quindi con la possibilità di leggerli ma anche di portarli via, un modo per continuare a vivere il festival anche vicino al nostro fiume, a Noncello. Nell'ultima giornata del festival, domenica 18 settembre, un ritorno davvero graditissimo, quello di una grande autrice, Susanna Tamaro, un'autrice a noi vicina, nata a Trieste, quindi la sentiamo di casa, e che ritorna alla letteratura, ritorna alla scrittura con una grande fiaba, una fiaba dal grande respiro, che appunto parla della natura, parla di una tigre, il titolo del libro infatti è La tigre e l'acrobata, esce in anteprima e viene presentato in anteprima a Pordenone Legge, esce con La nave di Teseo, una grande fiaba, dicevo, che si parla degli animali, della natura, ma una tigre speciale, una tigre che assomiglia molto alla sua autrice, assomiglia molto anche al Piccolo Principe, alle grandi fiabe per piccoli ma anche per grandi, e soprattutto per grandi, e siamo davvero felici di presentarla a Pordenone Legge domenica 18 settembre alle 16 al Teatro Verdi.